sedicesimi di finale di Europa League tra Stella Rossa e Milan, rossoneri che tornano a Belgrado dopo la stagione 1988-89, quando ci fu un difficile passaggio agli ottavi dell'allora Coppa dei Campioni, con una partita rigiocata dopo una prima partita sospesa per nebbia, e poi il Milan che soffrì fino alla fine, ebbe la meglio dei serbi soltanto ai calci di rigore. Le formazioni, cominciando dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic, ex Lazio Inter, con un 3-4-2-1, Borjan in porta, Milunovic, Pankov e Degenek in difesa, Gobelic, Kanga, Petrovic e Rodic a centrocampo, il Fardù e Ivanic a sostegno della punta, che è Diego Falcinelli, l'ex attaccante di Sassuolo e Perugia. Risponde il Milan con un 4-3-3, Donnarumma in porta, Kalulu, Romagnolo, Tomori e Teo Hernandez in difesa, Krunic, Benasera, Meite a centrocampo, Tridente con Castiglieco e Rebic sugli esterni, punta centrale per la prima volta da titolare Mario Mandžukić, che dunque ha il compito di sostituire nello scacchiere tattico di Stefano Pioli Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente Milan che pensa anche al derby di campionato con l'Inter domenica alle ore 15, ovviamente turnover ragionato per il tecnico rossonero, che ha perso la testa della classifica nell'ultimo turno e che mira ovviamente a riconquistarla con un eventuale successo nella stracittadina di San Siro. Torniamo a Stella Rossa Milan con Cristiano Piccinelli. Siamo all'ottavo minuto, 0-0 tra Stella Rossa e Milan, nonostante poco fa il Milan sia andato in rete, rete però annullata per fuorigioco di Castiglieco, azione di ribaltamento di fronte da parte del Milan con Krunic, che aveva pescato bene tra le linee Castiglieco, che aveva sorpreso la retroguardia 3 della Stella Rossa, ma era partito in posizione regolare, dunque rete annullata da Sidiropoulos, il direttore di gara della partita del Maracanã di Belgrado, che è un catino sempre molto preoccupante per le squadre ospite, senza però tifosi ovviamente un impatto diverso. Intanto ci prova Rebic da sinistra con la conclusione deviata in calcio d'angolo da Borjan, conclusione insidiosa da parte di Rebic sul palo di competenza, il capitano e portiere della Stella Rossa devia in calcio d'angolo, altra azione nata da un break del Milan, pallone riconquistato sul cerchio di centrocampo da Krunic e mandato sulla fascia di sinistra per Rebic, che al momento di calciare però ha perso l'appoggio, ha perso anche l'equilibrio, è riuscito comunque ad arrivare alla conclusione con il sinistro e Borjan ha deviato in calcio d'angolo con la discesa prepotente. Scusa Graziani, il vantaggio del Milan, Teo Hernandez al 12°, Stella Rossa 0 Milan 1, a te. Stella Rossa Milan, Piccinelli. È cambiato il parziale al Maracanã di Belgrado, al 12°, Milan avanti 1-0 sul campo della Stella Rossa, azione nata da destra con il cross di Kalulu su cui esce a vuoto Borjan, prova l'intervento sul secondo palo Mandžukić ma non riesce a colpire in maniera pulita, c'è anche l'opposizione di Pankov, uno dei centrali della difesa della Stella Rossa, il pallone rimane lì all'interno dell'area piccola, sbatte sul corpo di Teo Hernandez che poi se lo ritrova sui piedi a porta vuota, non può che appoggiare in rete per il vantaggio della formazione di Stefano Pioli, vantaggio un po' fortunoso, anche se c'è al momento una revisione al VAR perché potrebbe esserci un tocco di mano da parte di Teo Hernandez. Sidiropoulos ha parlato con gli addetti al VAR ed è giunta a questa conclusione, quindi altra rete annullata al Milan, dunque sfortunata la formazione di Stefano Pioli, che nonostante sia già andata in gol due volte, una volta si è vista annullare il gol per un fuorigioco di Castiglieco davvero minimo e adesso per un colpo di mano sul rimbalzo del pallone da parte di Teo Hernandez, che aveva portato in vantaggio il Milan. La discesa di Rebic, il pallone per Krunic, zona centrale Castiglieco ancora con Krunic, limite dell'area di rigore, la conclusione, la parata da parte di Borjan che devia in calcio d'angolo il tracciante di Krunic dai 25 metri, ci ha provato, 20 metri ci ha provato, stop e tiro da parte del numero 33 con la parata in calcio d'angolo di Borjan. Stella Rossa Milan, Piccinelli.
Siamo al 22esimo, 0-0 tra Stella Rossa e Milan, ma occasionissima per i serbi nel periodo non collegato con El Farud Ben, che ha pescato bene tra i due centrali la corsa di Ivanic, che si è allargato sulla destra, è entrato in area di rigore all'altezza dell'area piccola, ha incrociato lo sguardo con Donnarumma cercando di superare invano il portiere del Milan, che ha respinto con i piedi, ma l'occasione sicuramente migliore della partita, appannaggio della formazione di Dejan Stankovic. Adesso prova a ripartire il Milan dalla destra con Kalulu, lancio lungo a cercare in avanti, l'aggancio elegante di Krunic, che di prima serve Rebic, il pallone del numero 12 finisce alto sulla traversa, era tu per tu con Borjan Rebic, ha calciato sulla corsa, ma grandissima giocata di Krunic che sul lancio di Kalulu ha prima stoppato e poi, senza che il pallone toccasse terra, l'ha destinato sui piedi di Rebic, che da pochi metri dall'area piccola ha provato la conclusione ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta della Stella Rossa. Dunque ha risposto all'occasione di Ivanic il Milan con Rebic. Siamo al 26esimo, sempre 0-0 tra Stella Rossa e Milan, ma altra prodezza di Donnarumma su una conclusione davvero insidiosa da parte di Ivanic dalla lunetta dell'area di rigore. Paolo Fonseca voler... Scusa Graziani, stavolta non ci sono dubbi sul vantaggio del Milan al 42esimo, perché è un autogol di Pankov al 42esimo, dunque Milan in vantaggio sul campo della Stella Rossa di Belgrado. A te. Torniamo da Piccinelli, che ci racconta il gol che ha sbloccato il risultato fra Stella Rossa e Milan. E allora è arrivato alla fine il vantaggio del Milan con un'azione dalla destra di Cassieco, che ha puntato l'uomo al limite della rigore, si è allargato, doppio passo e poi cross in mezzo per Mandžukić, su cui è intervenuto in maniera un po' approssimativa Pankov, che ha toccato il pallone all'indietro per il proprio portiere, non ineccepibile anche Borjan, che non è riuscito su un pallone lento a deviarlo, seppure ovviamente un pallone calciato da un suo compagno. Dunque autorete di Pankov per il vantaggio del Milan. Piccinelli, Stella Rossa Milan. Grazie, siamo al quarto della ripresa, Stella Rossa 0 Milan 1, ma Stella Rossa di nuovo pericolosa con El Farud Ben, che si è portato sulla destra dal lato corto dell'area piccola, ha provato la conclusione, ha trovato però un'altra respinta da parte di Donnarumma, che ha limitato così il numero 31 in calcio d'angolo. C'è stato un intervento deciso con la spalla di Ibanez, spalla Graziani, contro il calcio spalla di rigore c'è, ma in favore della Stella Rossa, con un fallo di mano netto di Romagnoli, che viene anche ammonito. Era lì appostato Sidiropoulos sull'incursione della Stella Rossa, che da sinistra con un traversone di El Farud Ben ha intercettato con il braccio dal capitano del Milan, ha costretto di fatto il direttore di gara greco a segnare la possibilità di andare a segno dal dischetto alla Stella Rossa. Teniamo la linea perché il rigore dovrebbe essere calciato a breve con Kanga, che ha posizionato il pallone sul dischetto contro Donnarumma per il possibile pari in favore della formazione serba di Dejan Stankovic, cosa che sembra andare però ancora per le lunghe, con Kanga però sembra impaziente di poter calciare il tiro dal dischetto con Sidiropoulos, che osserva il piazzamento dei giocatori sul limite dell'area di rigore. Kanga contro Donnarumma, tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di rigore, la rincorsa fuori dall'area di rigore di Kanga, parte il numero 8, individua Donnarumma ma non può intervenire, il pareggio della Stella Rossa con Kanga al settimo della ripresa, pareggia la formazione di Dejan Stankovic, Stella Rossa 1 Milan 1. Kanga dalla destra mette un pallone all'interno dell'area di rigore, la parata sicura da parte di Donnarumma, che prova subito a rilanciare Tonali, che evita il tackle da parte di Milunovic, supera la metà campo avversaria da sinistra, il passaggio in verticale per Hernandez, che va a contatto con Pankov c'è l'intervento del direttore di gara, che segnala un calcio di rigore se non vado errato per il Milan, per l'intervento regolare di Pankov ai danni di Theo Hernandez sulla ripartenza micidiale da parte del Milan sulla fascia sinistra con Tonali, che ha superato un avversario, ha servito poi
poi la corrente Theo Hernandez che a contatto con Pankov è caduto all'interno dell'area di rigore sul tentativo di chiusura da parte di Pankov, che ha allargato il braccio e Hernandez è andato subito a terra. Ovviamente c'è revisione al VAR, soltanto audio al momento, con Sidiropoulos che fa allontanare tutti i giocatori per ascoltare le comunicazioni che arrivano dagli addetti al VAR, per decidere ovviamente se rivalutare la sua primaria decisione con l'ausilio delle immagini, oppure confermare la scelta di aver assegnato un calcio di rigore in favore del Milan. Confermato il rigore, dunque sarà opportunità adesso per il Milan dagli 11 metri per cercare di trovare il nuovo vantaggio al 60esimo. Fallo di Pankov, non è serata per il numero 6 della Stella Rossa, responsabile anche dell'autorete che aveva inizialmente portato in vantaggio il Milan. Calcio di rigore per il Milan, che andrà a battere lo stesso Theo Hernandez. Ha posizionato il pallone Theo Hernandez contro Borjan, il francese contro il capitano della Stella Rossa. Il fischio di Sidiropoulos, parte Hernandez, la rete del Milan, spiazzato Borjan. Milan che torna in vantaggio a mezz'ora dalla fine, Stella Rossa 1 Milan 2. Recupera però il pallone la formazione di Stefano Pioli da sinistra con Leao, che riesce a superare Pankov, prova a mettere in mezzo per Castiglia, con la conclusione Borjan, poi Pankov a gestire l'uscita difensiva con un rilancio lungo pericoloso il Milan con Castiglieco. Poi adesso decide di provare a imbastire qualcosa il Milan con il lancio di Tonali sulla corsa da parte di Calulu sulla destra, viene atterrato però in maniera regolare da Rodic, il numero 20 del Milan. Arriva il secondo giallo per Rodic e cartellino rosso per il numero 23, dunque Stella Rossa che affronterà la seconda parte, l'ultima parte di questa sfida, un quarto d'ora abbondante considerando anche il recupero, in inferiorità numerica e anche con un punteggio negativo. Dunque fuori Rodic per doppio giallo, fatale il fallo su Calulu lanciato da Tonali, aveva tagliato il campo Calulu per cercare di raggiungere il lancio dell'ex centrocampista della Brescia. È sembrato però un contatto sinceramente quasi involontario quello tra Rodic e Calulu, ma Sidiropoulos ha mostrato il secondo giallo al numero 23 della Stella Rossa. Dunque quando siamo al 32esimo, Stella Rossa 1 Milan 2, Stella Rossa in 10 uomini. Torniamo da Cristiano Piccinelli per Stella Rossa Milan. Qui siamo nel secondo dei quattro di recupero, Milan avanti 2-1 sulla Stella Rossa. Stella Rossa in 10 dal 76esimo dopo l'espulsione per doppio giallo di Rodic, ma su un'iniziativa da parte della Stella Rossa che ha portato poi a un corner in favore della formazione serba, con Castiglieco è andato a sbattere contro Pavkov che era fermo all'interno dell'area di rigore, è rimasto a terra dolorante, si lamenta un po' che Donnarumma con il direttore di gara, si becca anche il cartellino giallo il portiere della formazione di Stefano Pioli, con il Stella Rossa che però nonostante l'inferiorità numerica sta premendo alla ricerca del pari. Kanga batte questo calcio d'angolo e poi la rete della Stella Rossa con Pavkov sull'assist da parte di Filippo Falco, la rete, il colpo di testa vincente di Pavkov che è andato a superare con un pallonetto Donnarumma su un angolo su cui il portiere della Milan non poteva arrivare. Fa festa la panchina di Dejan Stankovic, fa festa soprattutto Pavkov, quasi incredulo di aver riportato in equilibrio assoluto la gara con un colpo di testa dal primo palo. Esulta Dejan Stankovic con la Stella Rossa che in inferiorità numerica ha agguantato il pari, e mancano 60 secondi alla conclusione del match sul corner battuto non da Falco, pardon, ma da Sanogo, attaccato il primo palo Pavkov ed è riuscito a superare Donnarumma per il 2-2. 40 secondi alla conclusione del match, non ce la fa Castiglieco a proseguire, si è infortunato sbattendo contro l'autore della rete del 2-2, si continua a giocare per altri 30 secondi, partita che si era messa bene per il Milan, ma due volte ripresi i rossoneri da una Stella Rossa davvero inesauribile che in 10 uomini è riuscita nel recupero ad agguantare quantomeno il pari, con Donnarumma costretto anche agli straordinari in 11 contro 11 per blindare la sua porta. Leao per il Milan, il quarto
minuto è scaduto con i rossoneri, però che provano forse l'ultimo affondo verso la porta di Borjan. Dalla destra Kalulu per il traversone a cercare Cassie, con la chiusura di Degenek, pallone che si impenna, viene raccolto poi da Falco che prolunga davanti, ma finisce qui la partita e dunque 2-2 tra Stella Rossa e Milan. La successione delle reti con Pankov per l'autorete che ha portato in vantaggio il Milan, poi il pareggio su calcio di rigore al 52esimo di Kanga per la Stella Rossa, altro rigore stavolta per il Milan al 61esimo trasformato da Teo Hernandez, al 93esimo Pavkov ha riportato in equilibrio la sfida 2-2, che comunque è un risultato sicuramente positivo in ottica ritorno per quanto riguarda il Milan di Stefano Pioli, atteso dal derby di domenica contro l'Inter. Allora 2-2 il finale al Maracanã di Belgrado tra Stella Rossa e Milan.